Buongiorno a tutte. Oggi è domenica 4 novembre. Questa volta a solito posto, orario e modalità. Quindi si parte questa volta alla volta di Napoli. Siamo solo noi tre perché papà è dovuto stare con nonna, ma si aggiungerà presto nonno, che lo stiamo andando a prendere. Niente, c'è una domenica alternativa a Napoli e io vi porto con me. Sono le 3 e un quarto. Svegli abbastanza presto, ma si sta. Ci vediamo nel piatto. Appena arrivati a Napoli, ragazze, stiamo andando in Piazza del Vicito. Non so neanche come l'ho detto in realtà. Poi Palazzo Per poi entrare al Palazzo Reale e faccio vedere un po'. Oggi è 4 novembre, come vi dicevo prima, ed è il centenario della prima guerra mondiale, fine della prima guerra mondiale. Ci sono tantissimi, forse dell'ordine, polizia, infatti aeronautica, insomma ragazzi, un mondo di persone. Delle segreterie di San Leo, dove si trovano queste segreterie famosissime? Ci sono tre foto. Ieri su Instagram vi ho chiesto di dirmi 5 cose, almeno 5 cose da poter fare in una giornata a Napoli. E oltre che mangiare, perché me lo avete scritto in tantissime, sono uscite altre cose. In pratica ho comprato una bella cartolina dove le ho puntate. E non ve le leggo, le facciamo man mano. E abbiamo già visitato, come avete visto, il... Com'è che abbiamo visitato? Palazzo Reale. Il Palazzo Reale, perdonate la vecchiaia, ma quello non è... Ok, una cosa che stiamo per fare è visitare la metropolitana artistica. Thank you.
sembra come stare in mezzo all'acqua. Seconda tappa, San Gregorio. No, seconda tappa, quartieri spagnoli e visitati. Non ho fatto la ripresa video, ma c'è la foto ed è bellissimo. Me l'aspettavo un po' diverso. Sono state, non erano tutti cuori belli che avevo visto in una foto vecchia, perché a causa del temporale hanno tolto tutto, però comunque devo dire è una bella visuale. Ora si va per la terza tappa. Siamo arrivati alla terza tappa, San Gregorio Armeno. In pratica qui ci sono tutti. Sta iniziando. Ma questo qua vi piace? Io c'ho il mare, sono per nonna. Sono per i presepi, un sacco di cose, carrozzini, carrozzini. Stanza da piovere. Si sta per compiere anche la quarta cosa, in pratica sarebbe camminare ad occhi chiusi tutte le piazze più vicine, partendo dalle due statue, partendo dal portale del Palazzo Reale per arrivare alla porta del Colosseo, chiamiamolo. Vabbè, come si chiama? Dove sta, insomma, le statue dei cavalli? Tra le due statue. Tra le due statue. E bisogna camminare a bendati e riuscire a passare dritti. La tradizione però dice che non ci se la fa, il motivo poi magari ve lo dico dopo. E niente, una cosa e la... Mia madre mi dice: potresti non farcela, la guida ha detto non ce la farai, ma ragazzi, siccome io ce la farò. Crociamo le dita che non sono così tanto certa che ce la potrei fare, però ragazzi, la distanza è molta in realtà, perché partiamo da lì e dobbiamo arrivare, fare tutte, arrivare abbastanza lunga, sì. Vabbè ragazzi, non ci demoralizziamo, no. È lunedì, ieri sera siamo tornati che era mezzanotte e ieri pomeriggio poi non ho neanche concluso il vlog al Napoli perché ha iniziato a piovere e una pioggia bella, bella forte, e quindi mi è stato difficilissimo vloggare. Poi avevamo il vassoio con le pizze perché come ultima cosa avevamo anche comprato le pizze per mangiare e ovviamente non ho potuto registrare nulla perché pioveva, ombrello, pizze e poi babà che abbiamo riportato a papà che non è potuto venire per la nonna. Insomma, mani piene e c'era poco modo di vloggare. Però comunque, allora, abbiamo completato tutti e cinque i punti che ci eravamo prefissati perché abbiamo provato il caffè non al bar che avevamo scelto, quindi al caffè Gambrinius, perché c'era un mondo di gente, però dentro ci sono entrata
e vi faccio vedere qualcosina. E l'altra cosa non la ricordo. E abbiamo ovviamente visitato anche i quartieri spagnoli, e belli, 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 belli. Anche di qui ho qualcosa da farvi vedere. E niente, possiamo dire che questo vlog si conclude qua. Grazie per avermi fatto compagnia, è stata una bellissima giornata. Si può ripetere tranquillamente. Un bacione grandissimo e ci vediamo presto. Ciao!